Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Partners in Time. A parte gli scherzi, benvenuti in quella che credo sia la parte finale, se non comunque già siamo alla fine. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo riusciti finalmente ad arrivare qui all'entrata della statua della principessa Shroob. Se questa non è la fine, porca miseria, hanno buttato giù ogni tipo di oggetto possibile e immaginabile. Guarda, tre di tutti gli oggetti, cioè la stanza pre-boss 101 proprio. Ci siamo ormai, siamo arrivati alla torre della principessa Shroob. E no, non farei il salvataggio qui, anche perché tanto l'abbiamo già fatto fuori. Però questo è lo shortcut finale, l'ultimo ponte che apriremo da qui allo scontro finale. Allora, qui non c'è nulla, non ci sono neanche delle X per terra, già per scrupolo. Vediamo quanto siamo, 62, niente di eccezionale, anche perché tanto siamo alla fine, voglio dire. Non ci servono neanche più di tanto. Sai cos'è che ho preferito tantissimo, scusate il singhiozzo, della battaglia finale di, come si chiama, Superstar Saga? Che era divisa in tantissime fasi. Cioè, prima di arrivare al boss finale, era veramente la pagoda, quella di Bruce Lee. Avevi tutti i Koopaling, dal primo all'ultimo, avevi Sogghigno, avevi il boss finale che era Bowser, Ghigno Bowser, più la parte finale che non ti aspetti, che è dentro di lui con lo spirito della strega ghignarda. Cioè, era fatto benissimo. Era fatto benissimo come era pensato. Tre funghi max, aiosa proprio, ultra funghi, come se non avessimo abbastanza. Mario, chi è? I miei sensori stanno impazzendo, non c'è dubbio, la stella cobalto è totalmente instabile. Sono instabile, sono instabile, devo scendere. Sta cercando di comunicare con noi, ora traduco. Grazie per tutto ciò che avete fatto, ora dobbiamo separarci. O almeno credo che abbia detto così. Voi continuate a cercare la principessa Peach, nel frattempo io cercherò di localizzare la principessa Shroob. Sì, più o meno il senso era questo. Dove va? È andata. Andiamo, dobbiamo sbrigarci a liberare la principessa. Avanti, è tutto gas. Strano, fine gioco e non dice la sua catchphrase. Mi deludi, sono molto deluso. 5 funghi spora, wow, best oggetto, match figata. Ma, cioè, allora, 3 stanze, Mario, di cui hanno 3 cacchio di libri per il salvataggio. Scusate il disturbo, non vorrei sembrare sgarbato, ma credo che ora dovremmo salvare il gioco. Che cosa? Questo non è un gioco. Il fatto è che i miei sensori mi stanno inviando un segnale fortissimo. Non credo che riusciremo a tornare indietro una volta superata quella porta. Cavolo. Non vorrei dover entrare in modalità pentimento in futuro, ma salvare sempre è meglio. Non scappare, Luigi. No, dovete salvare. Ora salvate, vero? Certo. Allora, avanti a tutto gas. E vai! Yeah! Cosa ho detto? La catchphrase, eccola qua. Comunque, noi non salveremo perché abbiamo già salvato. Complimenti, grazie di averci dato il blocco per curarci a fine gioco. L'unica volta in cui l'abbiamo visto quest'altro blocco era dentro il palazzo e non l'abbiamo mai più visto da nessun'altra parte. Mario! Luigi! Ecco. Yahoo! Guarda, proprio ignoratissimo, ma poverino. Grazie per essere venuti a salvarmi. Chi sono questi bambini adorabili? Oh, sembrano proprio... Oh mamma, sono Mario e Luigi, vero? Sì, sono i Mario e Luigi di questo tempo, è bello vedervi. Ehi, ti posso liberare? Non riesco a romperla col martello, cacchio.
Temo che quest'area sia circondata da un campo di energia Shroob. Non sarà facile superarlo. Ma Luigi che fine ha fatto? A proposito, come avete fatto ad arrivare fino a qui? Gli Shroob hanno costruito una barriera per proteggere l'entrata del castello. Abbiamo trovato i pezzi della stella cobalto. Cosa? La stella cobalto? Ne raccogliete i pezzi? Qui nel castello? No, non dovete! Ma non che sia... Mario, ascoltami. Io, ecco, la stella cobalto. E non finì la frase. Complimenti, Peach. Porca di quella puttana. Una cosa dovevi fare. Una cosa dovevi dire. Eccoci, siamo l'astronave madre. Oh no. È entrata in scena. Grazie. All'attacco. Mario, siamo in grave pericolo. Fermiamo l'astronave madre prima che distrugga tutto. Ora che ci penso, c'è un aeroporto al piano di sopra. Forse se riuscite ad arrivarci troverete qualcosa che vi aiuti. Andiamo a vedere. Forse riusciremo a fermare l'astronave madre se troviamo un disco volante. Ci pensiamo noi, ti salveremo. Muovetevi e non preoccupatevi per me. Aspetterò qui il vostro ritorno. Va bene. Grazie, baby Mario. Mario, ragazzi, salvate il regno dei funghi, vi prego. E certo, però intanto quello che stavi per dire non lo finisci di dire, vero? Allora, fammi dare un'occhiata in giro prima per vedere se c'è qualche oggetto utile alla nostra causa, anche se ormai ne dubito fortemente. Va bene. E allora... al piano di sopra. Non ci serve salvare perché vabbè, ormai siamo già arrivati qui. Ecco fatto. Fino in cima, forza forza. E vai. Aspetta, oh no. La parte finale dei capelli della statua. Dio mio, che brutta. Che brutta come astronave. Sbrighiamoci. Oh no, ecco, questa era la parte che mi stava sulle balle. Madonna mia, in pieno proprio. Oh no. Allora, aspetta. No, più in alto. No! Uff! Che culo che l'abbiamo schivata. Ma io non mi ricordo se... più in alto. Ecco, lo sapevo. Uff! Ho sbagliato! Preso, perfetto. Oh no. Devo beccarla anche precisa. Cacchio. Allora, aspetta. No, ci ha preso in pieno. Siamo due pari. Dove si metterà? Presa, ti sta bene. Dove si metterà ora? No! Gigi! Siamo 1-1! Sì! Che culo! Dio mio! No! Madonna! 1-1 pari eravamo! Che fortuna che abbiamo avuto, fortunissima, spacciata proprio. Mamma mia. Abbiamo avuto un culo incredibile in questa parte. Dai, 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 scendi, scendi, scendi.